Produttività al 300%, il metodo per triplicare i risultati e godersi la vita. Questa sera parleremo di come fare a semplificare la vita finché sia centrata su ciò che conta davvero per noi e su ciò che ci dà gioia. Eccoci, buonasera a tutti, sono Rosa Tumolo, direttrice del Giardino dei Libri. Ciao Max, e Ciao, ciao a eccoci e ben tutti. ritrovati. Ciao a tutti. Bene, quello di questa sera, Max, pensa, è il 32esimo webinar gratuito della serie Dialogo con gli autori e ci sono ben 2000 iscritti. Porca vacca, ciao a tutti ragazzi. Fate domande stasera, fateci domande. Bene, allora, come potete vedere, la registrazione di tutti i webinar precedenti è sempre gratis. Domani sul sito web del Giardino dei Libri ci sarà questo webinar che abbiamo in collegamento questa sera come ospite Max Formisano, autore del libro bestseller, ce l'ho qui, Produttività 300%, che ci parlerà delle strategie e dei principi che permettono di triplicare il nostro tempo e i nostri risultati, semplificando la nostra vita. Vero, Max? Verissimo Rosa, verissimo. Stasera partiamo a bomba con la semplificazione della vita e per molti anche la semplificazione del business, poi dipende da quello che uno cerca. I principi sono quelli, a partire dal fatto che abbiamo tutti tre grandi problemi. Io posso già iniziare a parlare, no? Se volete. Se aspetti un attimo, ti voglio fare una piccola, se me lo concedi, introduzione. Cosa dici? Vai, 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 vai. Bene, allora, Max Formisano è scrittore, esperto di produttività ed uno dei formatori più conosciuti in Italia. Dopo la laurea in giurisprudenza si è buttato tutto alle spalle e ha iniziato a formarsi per poi lavorare esclusivamente nel campo della formazione. E nel 2003, se non sbaglio, Max, hai fondato Formisano Training, oggi la Yes. scuola numero uno in Italia per imparare a parlare in pubblico, giusto? Così è. Imparare a fare formazione a livelli eccellenti e imparare a triplicare la propria produttività e i propri risultati. E perché no, godersi la vita nel frattempo, Che non è eh? male, che non è male, certo. Poi hai pubblicato 7 libri, giusto Max? Sono aumentati, in realtà Ah! quest'anno ne ho pubblicati 8 e sta per uscire il nono. Ah, ok, allora ne ho perso uno per strada, scusami No, Max. ma sono io che devo aggiornare la biografia, comunque Domani siamo me lì. l'aggiorni. Bene, ricordo a tutti i partecipanti che potete interagire e partecipare attivatamente facendo delle domande a Max. Già da subito sullo schermo, nella vostra parte destra, troverete una chat dove potete scrivere le vostre domande e Max risponderà alla fine del suo intervento. Bene, Max, allora ti ho fatto questa breve introduzione, spero che ti sia piaciuto e ti lascio la parola. Io sono molto curiosa di ascoltarti, ti ringrazio di essere qui con me e con tutti i partecipanti questa sera e voglio dire un'ultimissima cosa prima di lasciarti, che per tutti voi che ci seguite fino alla fine del webinar, questa sera abbiamo un nuovo e bellissimo regalo, però lo scoprirete più tardi, giusto, Max? È un bel regalo davvero, ragazzi, un regalo Bene, vero, eh? è Vero, 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 sì, vero, non vero, vedo e si l'ora può di dirlo. toccare, e si può Sì, toccare, e si può esatto. toccare. Bene, Va Max, bene. io ti lascio la tua conferenza, noi ci sentiamo un pochino più tardi per le domande, intanto io aspetto le domande così le trascriviamo e poi Benissimo, te le dirò. Va bene? benissimo, va Grazie, benissimo, a più grazie tardi. Rosa. Allora, ragazzi, partiamo da quelli che io ho notato negli ultimi anni essere i tre grandi problemi in cui la maggior parte delle persone si imbatte. Uno, una vita troppo complessa. Siamo sommersi di roba, di impegni professionali, personali, civili, relazionali. Vita troppo complessa, non abbiamo tempo per ciò che davvero conta. Due, a causa di questa complessità, la nostra salute ne risente, che lo sappiamo o no, c'è lo stress che ci invade e quello che non sappiamo è che quando siamo stressati si abbassano le difese immunitarie e le malattie sono benvenute nel nostro corpo. Quindi, uno, vita complessa da cui deriva stress, da cui derivano malattie, e tre, a causa sempre di questa complessità, che è il grande nemico che io combatto da anni,
A causa di questa complessità, la maggior parte delle persone, non tutte, la maggior parte delle persone non raggiunge risultati eccellenti, ma sta nella media, quella che i latini chiamavano la mediocrità, no? Quelli che fanno un discreto lavoro, oppure anche un buon lavoro. Il problema è che il buon lavoro, il discreto lavoro oggi non servono più, con la concorrenza che è dappertutto. Arriva il primo fessacchiotto che si apre un sito e dice io sono il migliore a fare questo, ed ecco che una piccola fetta di pubblico magari ci crede e ti porta via clienti se quel ragazzotto diventa anche poi credibile. Quindi tre grossi problemi: risultati medio mediocri professionali, la salute che va via e una vita complessa. Quindi l'obiettivo di questo webinar è farti capire come puoi avere risultati eccellenti, una salute migliore, okay? E tre, una vita più semplice. E spesso le persone non capiscono, non vogliono una vita semplice perché non sanno che cosa sia. Una vita semplice non è una vita in cui non fai nulla di significativo, è esattamente il contrario. Una vita semplice o semplificata è una vita centrata su ciò che è davvero importante per te, sia a livello personale che a livello professionale. È una vita centrata sulle attività personali che ti fanno piacere, sulle tue passioni, sulla relazione con le persone importanti e passare più tempo con le persone importanti. E dal punto di vista professionale, centrata su quelle attività davvero importanti che io chiamo essenziali, che ti fanno davvero avanzare nel tuo lavoro, che ti producono molti più risultati. Questo è lo scopo del sistema produttività 300%, che è appunto è diretto a semplificare la vita di migliaia e migliaia di persone, come è stato fino adesso negli ultimi anni, e per chi si occupa soprattutto imprenditori e professionisti, ma anche per gli altri, semplificare anche il loro business e il modo di intendere il business. Quindi questa è la grande promessa che faccio alle persone che mi stanno ascoltando, cioè se rimarrai centrato su quello che ti dico e applicherai nei mesi, nel tempo, neanche negli anni, nei mesi, quello che ti dico, vedrai che risultati. Prima di tutto il principio strategico della semplificazione è fai meno e ottieni di più, ok? Puoi ottenere di più facendo meno. Come si fa? Applicando il principio, un altro principio di cui ti parlerò oggi, che è individua l'essenziale e invalida il resto. Ok? Questo è il mio mantra: individua l'essenziale e invalida il resto. Quindi è come una partita di calcio: quando tu vuoi semplificare la tua vita, devi fare due tempi. Il primo tempo è capire ciò che davvero conta di più per te nella vita, sia a livello personale che professionale. Quindi quali sono le attività personali, ma anche quelle professionali, tra tutte quelle che fai, che hanno maggiore rilevanza, maggiore importanza, quelle più strategiche, ad alta leva, okay? Quelle che più ne fai e più hai risultati, e poi capire, poi invalidare il resto. Cioè, una volta che tu hai capito le cose davvero importanti nella tua vita personale e professionale, quello che vuoi fare è invalidare il resto. Invalidare non vuol dire eliminare, invalidare vuol dire essenzialmente quattro cose. Uno, eliminare tutto ciò che puoi eliminare di superfluo, non importante dalla tua vita. Due, ridurre. Ci sono cose, persone, persone che non puoi eliminare, ma puoi ridurre, ok? Dalla tua vita. Progetti, attività, richieste. Quindi puoi eliminare, puoi ridurre, puoi rimandare tutto ciò che non è importante a favore di ciò che è davvero essenziale. E se sei in grado di farlo, puoi anche delegare. Se sei un imprenditore, un professionista, puoi delegare tante cose che per te non sono significative, essenziali, importanti, strategiche, ma magari per altre persone sì. Okay? Quindi questa è la base: individua l'essenziale, invalida il resto. Questi sono i due grossi sassi. Essere concentrato, no? Avere più o meno nella crescita personale, tutti dicono la chiarezza è una delle cose più importanti. Ecco, devi fare chiarezza su cose davvero essenziali per te. Chiarezza su cosa è essenziale per te nella vita, quali sono le cose che ti danno a livello personale gioia, le cose che ti riscaldano il cuore, sto parlando di livello personale, cioè quello che ti dà, come dico io, scopo, senso e significato. Questa è la prima cosa da fare a livello personale, quindi individuo l'essenziale. A livello professionale devi individuare quelle attività strategiche importantissime che sono le più rilevanti del tuo business, perché ormai ci svegliamo e abbiamo le mail,
andiamo a dormire, ma prima controlliamo le mail. Poi abbiamo il telefono che è sempre a disposizione, no? Dobbiamo controllare, eccetera, eccetera. Quindi il senso qual è? Che tu devi capire le attività più importanti del lavoro che fai e poi cercare di ridurre, eliminare, delegare tutte le altre. Detto questo, non basta tutto ciò. Sempre se parliamo di lavoro, siccome negli ultimi 10 anni si parla di passione sul lavoro, trova il lavoro che ti appassiona e non dovrai lavorare mai un giorno nella tua vita, diceva Mark Twain e tanti altri, io sono completamente d'accordo. Ma, sono completamente d'accordo perché passiamo tantissimo tempo a lavoro e se il lavoro non ci appassiona è veramente una stupidaggine fare un lavoro che non ci appassiona. Tante persone dicono, ma come faccio io il lavoro? Vuol dire che non siamo ancora capaci di prendere la nostra vita in mano, okay? e governarla. Ma detto ciò, è ancora un'altra parte della passione, il segreto nel lavoro. Il segreto nel lavoro, secondo tantissime ricerche, a partire dal Gallup Institute, dicono che se tu utilizzi i tuoi talenti sul lavoro, i tuoi risultati schizzano alle stelle. Quindi il primo passo cos'è? Capire quali sono i tuoi talenti. Un talento è una capacità che ci viene particolarmente bene, naturalmente bene. È quella che gli altri dicono, wow, ma come sei bravo a fare questo? E tu dici, ma per me è una cosa normale, non ci ho messo neanche uno sforzo. Ecco, quello è un talento. Okay? Quindi se tu capisci quali sono i tuoi talenti, che non sono solo lo sport, il calcio, la pallavolo, o la musica, o il dipingere, ma ce ne sono tantissimi sul lavoro, te ne faccio alcuni esempi. Se tu capisci quali sono i tuoi talenti e come puoi valorizzarli sul lavoro, anche cambiando ruolo, se sei un dipendente o se sei un professionista, un imprenditore, cercando tutte quelle attività che corrispondono ai tuoi talenti, e questo è il vero segreto, capire delle attività strategiche più importanti del tuo business, quali sono quelle che corrispondono ai tuoi talenti, al tuo TEP, talenti, eccellenze e punti di forza, e fare quelle a martello. Perché ogni giorno sarà una festa, in quanto non dovrai fare altro che fare cose che ti piacciono, perché ti riescono bene, per cui non lavori molto e che ti danno carica ed energia e che in più fanno avere tantissimi risultati alla tua azienda. Quindi questo è il segreto più importante nel lavoro dal mio punto di vista. Quindi però bisogna capire quali sono i propri talenti. Allora io ti invito a ragionare su alcune idee. Un talento è avere la visione d'insieme delle cose e un altro avere i dettagli. Io per esempio i dettagli me li perdo, quindi ho più visione d'insieme. Un talento è comunicare, ascoltare, vendere, persuadere, parlare in pubblico. Un altro talento, i talenti opposti sono più riflettere, scrivere, saper scrivere bene, no? Saper fare un po' di copie e scrivere. Altri talenti sono le cose manuali, le cose pratiche, dove per esempio io sono negato, ok? Quindi avere a che fare con tutto ciò che è tangibile, aggiustare, riparare o capire i dettagli delle cose pratiche, manuali. Ce ne sono tantissimi di talenti. La creatività è un talento, il problem solving può essere un talento. Cioè il discorso è, qualunque cosa che oggi chiamiamo capacità, cioè qualunque saper fare qualcosa, e la tecnologia, avere a che fare con la tecnologia, con l'informatica, se questo saper fare non l'hai dovuto imparare più di tanto perché ti veniva bene naturalmente, spontaneamente, quello si chiama talento. Ok? Anche nello sport, no? Ci sono persone che ci mettono tanto impegno a fare qualcosa, poi arriva uno che non ha mai fatto allenamento e gli riesce benissimo. Perché è portato? Ecco, quando sei portato per qualcosa, allora devi capire quali sono le attività importanti del tuo business che matchano con i tuoi talenti, perché capito questo, tu trovi quelle che io chiamo attività essenziali e su quelle vuoi passare la maggior parte del tempo. Questa è la prima parte, detta no, veramente per sommi capi, ma è molto importante. Quindi a livello professionale trova questo tipo di attività essenziale, l'incrocio tra le attività più importanti del tuo lavoro e i tuoi talenti, le tue eccellenze, i tuoi punti di forza. E dal punto di vista personale cerca di capire a livello di passione e a livello di proposito, cioè cosa dà scopo, senso e significato alla tua vita, cerca di capire davvero queste cose, le cose più importanti, e su quelle cerca di stare. Come fare a passare più tempo sul tuo proposito, sulla tua passione e sulle tue priorità professionali, cioè sulle attività essenziali? Invalidando il resto, passando alla seconda parte del discorso, ovvero sia cercando di eliminare il più possibile. Allora, partiamo da un discorso su questo invalida il resto. Abbiamo troppo di tutto. Se lavori, hai troppe scelte. Se sei un imprenditore o professionista,
hai tantissimi progetti, partnership, idee che ti partono e ne metti una dopo l'altra. Se sei un collaboratore, il tuo capo ti delega tantissimi progetti perché ha tutte queste belle idee, ma non è così che dovrebbe funzionare, perché tutto questo rende il lavoro molto più complesso, tutta questa complessità porta a una mediocrità di risultati. Una mediocrità di risultati deriva da una dispersione del focus professionale. Perché se io faccio 10 cose ne farò 10 mediocremente, se ne faccio 3 le posso fare anche a livello eccellente, soprattutto se corrispondono al mio tempo. Lo ripeto, talenti, eccellenze, punti di forza. Allora, dopo aver parlato del tempo, devo per forza parlare di cos'è la triade TEA. La triade TEA è la risorsa più importante che ognuno di noi ha. La risorsa più importante che noi di ognuno di noi ha nella vita si chiama TEA, cioè tempo, energia, attenzione. Ok, quando uno è focalizzato su qualcosa, la sua triade TEA è focalizzata su qualcosa, in single tasking riesce ad avere dei risultati così tanto incredibili che la gente comincia a pensare che queste persone siano geni, ma la verità è che queste persone hanno capito che nel momento in cui disperdono la triade TEA, tempo, energia e attenzione, diventano mediocri come la maggior parte delle persone. E attenzione, non lo dico insultando la mediocrità, perché intendo mediocri, lo ripeto ancora una volta, come dicevano i latini, mediocri vuol dire essere nella media, il che forse 50 anni fa bastava essere eccellenti, no, sei nella media di quelli che sanno fare le cose più o meno bene. Ma adesso non basta più, troppa concorrenza, troppe specializzazioni, e se tu che mi stai ascoltando davvero vuoi eccellere in quello che fai, devi capire quali sono i tuoi talenti e dove diventare eccellente. Allora, per quanto riguarda invalidare il resto, parti da questo presupposto. Ogni cosa che aggiungi alla tua vita, progetto, idea, quando dici di sì a una richiesta, persone che fai entrare nella tua vita, io sono molto attento, per esempio, alle persone, a quante persone entrano nella mia vita e che tipo di persone entrano nella mia vita. Sono molto selettivo, sono diventato negli anni, ok? Quando tu aggiungi qualcosa alla tua vita, stai levando triade TEA a tutto quello che è già presente. Quindi immagina che tu stai lavorando su dei progetti per la tua vita, personale o professionale, non importa. Stai lavorando, a un certo punto arriva qualcuno che ti propone una fantastica idea, un network marketing o qualunque cosa sia. Non ce l'ho col network marketing, ovviamente, di cosa è. Per fare un esempio, magari tu stai già facendo bene un network marketing e qualcuno te ne propone un altro, oppure ti propone una partnership, facciamo questa cosa o facciamo quest'altra cosa. Tu dici sì, va bene sull'onda dell'entusiasmo, ma non hai valutato che stavi già facendo queste cose, adesso ti carichi anche di questa e da quel momento la cosa diventa più complessa. Cioè hai allungato i tempi di tutte le cose che stavi facendo precedentemente. Se prima dovevi apportare a compimento un qualcosa in 3 mesi, quei 3 mesi diventano 4, poi qualcos'altro dovevi finirlo in 2 settimane, diventano 3 settimane. Si allunga tutto perché tu hai aggiunto qualcos'altro. Ecco, noi facciamo questo in continuazione. Invece di ridurre e restare focalizzati, no, col focus su ciò che è davvero essenziale, cosa facciamo? Aggiungiamo. Aggiungiamo tecnologia, per esempio, abbiamo l'iPad, abbiamo il computer portatile, il numero 1, il numero 2, smartphone 1, 2, abbiamo 18 posti da cui scaricare la posta. Io lo scarico solo da una parte, il mio computer portatile, punto. Neanche sul mio iPhone dove c'è Goku, tra l'altro, non ci sono app di social. Non c'è nessuna app di social perché io sui social ci vado solo dal mio portatile e quando sono in giro con le persone, indovinate cosa mi piace fare? Parlare con le persone, non stare sui social. E quando cammino da solo, mi piace pensare, mi piace guardare, non mi piace stare in un mondo finto, è un mondo a cui accedo quando sono al computer. Quindi una delle regole del sistema di produttività 300% è: quando si lavora, quando si gioca. Ma fare così con queste due cose ci porta allo stress. Perché? Perché tantissime persone quando sono sul lavoro cazzeggiano e vanno sui social media o sono sempre attaccati a questo, che non capiscono che spegnerlo quando si lavora sulle attività essenziali è una delle strategie più importanti. Poi tornano a casa, invece di stare con la famiglia, continuano a essere attaccati alla tecnologia e quindi scaricano la posta, stanno sui social e invece di giocare a volte lavorano. Questo cosa porta?
porta al fatto che la mente non stacca mai e la produttività 300% te la scordi. Ti scordi la produttività 300% perché le ricerche dicono che più riusciamo a discollegarci e discollegarci, essere disconnessi di qualità, cioè a non pensare al lavoro per un giorno intero, un giorno e mezzo, due giorni interi, e più dal lunedì torniamo al lavoro ricaricati, no? Se vogliamo fare la settimana migliore di produttività 300-400-500%, l'ideale sarebbe prendersi due giorni e mezzo, tre giorni di completo stacco e poi tornare e vedrai che carica hai. Questa è una delle cose che ci porterà nel tempo a lavorare meno, ma avere molti più risultati. La gente dice, ma come faccio io ad avere più risultati se lavoro meno? Ma è molto semplice, non è che lavorando di più guadagni di più, cioè non è che gli operai in fabbrica si spaccano le ossa per 15 ore invece che per 10 guadagnano di più. Sì, ma un imprenditore, un professionista può farlo, sì, ma se continua a lavorare sulle cose sbagliate è uguale, si stressa, no? E basta. In Giappone hanno anche una parola che è usata, karoshi mi pare si chiami, che significa morte da troppo lavoro, e ne muore qualche migliaia all'anno, il che non vuol dire lavorare, non bisogna lavorare, lavorare meno ma più di qualità, cioè sulle cose importanti. Però l'altro principio di produttività 300% è il riposo, io lo chiamo R3, cioè riposo, restore e relax, R3. Le tre R, sottovalutatissimo: riposo, restore e relax. Questo è il discorso più bello che io posso fare, perché molte persone mi ringraziano dicendo adesso riposo di più, dormo di più, gioco di più, eppure i risultati aumentano. Come mai? Proprio per quello, proprio perché giochi di più. Perché noi una volta giocavamo sempre, io ho un figlio che ha 3 anni e mezzo, qualcosa in più, attualmente, lui si sveglia dalla mattina alla sera, ha un solo compito, giocare. Si ferma un momento per mangiare, a volte vuole giocare anche quando mangia, dopo riprende e poi vuole giocare, e poi vuole giocare, poi dopo cena vuole giocare, dopo pranzo, prima di cena, vuole giocare, sempre. Ora, i bambini sono fatti così, da adulti un cazzo, da adulti pensiamo al lavoro, torniamo a casa, le responsabilità, un po' di tecnologia, un po' di social media, internet, Netflix, vanno tutti bene, ma l'eccesso di tutto questo ci priva di riposo, restauro e relax, che fanno sì che la produttività schizzi, aumenti tantissimo. Quindi l'idea è, quando riposi, riposa davvero. Cioè quando stai scollegato dal mondo, è quello il momento in cui arrivano le idee migliori sulla tua vita e sulla vita professionale. Quando giochi, quando ti rilassi, quando vai all'estero, a meno che tu non sia di quelli come è capitato anche a me, che fai delle vacanze faticosissime, che quando torni avresti bisogno di una vera vacanza senza fare nulla, ecco, quello capita. Quindi quando vai all'estero e stacchi tutto, dopo 1 o 2 giorni il cervello comincia a rilassarsi e al terzo giorno cominciano ad arrivare delle idee che sul lavoro non arrivano, perché sul lavoro stanno nella routine a fare, a mandare mail, a parlare al telefono. Ma quando siamo disconnessi, liberi, tranquilli, vediamo una cultura nuova, persone nuove, camminiamo senza impegni, lì arrivano le idee migliori. O, come dicono tante ricerche, sotto la doccia, quando corriamo, quando giochiamo, e in tantissimi momenti in cui non pensiamo al lavoro, proprio perché permettiamo al cervello di disconnettersi. Quindi il problema della disconnessione è fortissimo, il problema della tecnologia oggi è fortissimo. Io ho creato un principio che chiamo il principio della soglia critica, che dice che c'è una soglia entro cui noi usiamo la tecnologia, e in questa soglia noi ci serviamo della tecnologia. Ma superata questa soglia critica qui, a quel punto è la tecnologia che si serve di noi, noi diventiamo schiavi della tecnologia. Il telefono ci serve, a me serve, io sono tutto, siamo una smart working come azienda, lavoriamo tutti da casa, quindi comunico con WhatsApp, principalmente con i collaboratori, e questo mi serve tantissimo, ma cerco di non eccedere, cerco di spegnerlo nelle prime ore della giornata. È difficile parlare con me entro le 10:30-11, perché sono le mie 3 ore più produttive di tutta la giornata. Spesso stacco all'1, perché sino all'1 ho fatto il lavoro che la maggior parte delle persone fa in 4-5 giorni, perché ho lavorato sulle cose serie, disconnesso anche dal wifi molto spesso,
posso scrivere, posso fare marketing, posso preparare contenuti di nuovi libri, nuovi corsi, sono le cose a più alto rendimento per me. E in quel periodo, quando finisco, mi sento così pieno perché ho lavorato su queste attività che corrispondono ai miei talenti e anche le più importanti dell'azienda, che posso anche staccare. Oggi, per esempio, ho staccato alle 14.30, alle 16 ero sul campo di ping pong, che è il mio sport, il tennis tavolo, ad allenarmi, sono alle 18.30, poi sono tornato a casa, doccia, preparato valigia perché domani parto e pronto al giardino dei libri. Però quando tu lavori in questa maniera e porti avanti le cose importanti e riduci tutto quello che non serve, lo deleghi a chi ha passione per quelle cose per cui tu non hai passione, allora tutto si sistema per il meglio. Però ci vuole pratica e disciplina a seguire questo metodo di cui ho accennato per grandi sommi capi le cose essenziali. Bisogna capire che il riposo è importantissimo, la disconnessione tecnologica è importantissima, l'eccesso di tecnologia, essere schiavi della tecnologia non è la stessa cosa che servirsene, no? Non è che io sia pro tecnologia, sia chiaro, però lo ripeto, io non ho bisogno di più di un posto per scaricare la posta, né due né tre, né l'iPad, né la smartphone, né il portatile, uno di questi tre mi basta, in maniera tale che quando sono con mio figlio gioco con mio figlio, quando sono con gli amici non sono sui social, quando passeggio davvero. Ecco, fatto questo, entrando anche a contatto con la natura, che è un'altra delle cose incredibili per avere grandi intuizioni e rilassarsi tantissimo, facendo questo la produttività veramente schizza alle stelle. Se poi, adesso non ne parlo per non approfondire, ma se poi capiamo anche i segreti di entrare nel flusso e quindi arrivare a una produttività del 400-500%, una creatività del 700% e altre statistiche nate dalle ricerche su questo flusso, allora tutto diventa possibile. L'importante è non essere sempre connessi, lo ripeto ancora una volta, e non far entrare nella tua vita tante cose inutili, anche persone molto spesso che succhiano solo energia o abbassano comunque in qualche modo la tua energia. Ok, detto ciò, vediamo un po' l'orario. Sono le 9. Rosa, vogliamo continuare continuo? Certo, che dici? Max. Allora, intanto veramente una bella presentazione. Io sono stata qui ad ascoltarti e leggere anche le domande. Fantastico, mi sei piaciuto tantissimo. Grazie. E poi, come sempre, mi viene in mente una cosa in questo momento. Aumentiamo le attività essenziali che ci danno gioia e felicità sia nel lavoro che nella vita personale. Questo è il trucco, il segreto che tu ci stai insegnando questa sera, giusto? Dicendo di no a tutto il resto, perché bisogna individuare le attività essenziali che dicevi tu, ma essere bravi continuamente a dire di no a tutto il resto, perché il resto entra. Comunque, tramite le persone, il network, la tecnologia e le nostre stesse idee, il resto si espande, quindi dobbiamo diventare dei ninja bravissimi a dire di no. Ok? No, no, grazie, non posso adesso, io non posso, magari può quell'altro, però con coraggio e chiarezza. Tante persone non hanno manco il coraggio di dire di no. Ok? Quindi dicono di sì, poi fanno sfacelli perché non riescono. No? Anche persone che a me stesso, no? Mi è capitato una volta anni fa, Max, facciamo un progetto insieme, sì, bello bello, io faccio questo, io lavoro sulla mia parte, perché poi io prendo poche cose, ma sono secchione, lavoro sulla mia parte, 2-3 ore faccio, lo mando, dopo 2 settimane questa persona, ma perché non mi ha risposto? Non sono ancora riuscito a vederlo. Io ho detto, se questo non ha trovato 2 ore per leggere il mio progetto, ma dove trova 20-30 ore per fare la sua parte di lavoro? E quindi ho tagliato e ho capito che non era il caso. Quindi dobbiamo essere bravi a dire di no, no grazie, con chiarezza, con coraggio, ma possiamo anche dire di no a impegni presi precedentemente, cioè possiamo ritrattare scusandoci, no, mi spiace, guarda, ti ho detto di sì per quella cosa, ma mi sono accorto che sono fino a qui, c'ho già tantissime cose, devo tirarmi indietro da questo progetto, da questa idea, da questa partnership, da questa cosa, perché altrimenti uno non campa. E io ho notato che le persone apprezzano quando tu sei chiaro e dici, guarda, se io ti dicessi di sì a questa cosa, non farei un buon lavoro per te, perché già sto pieno io e ho i miei disegni strategici, no? Il mio 10° libro nel 2020, il mio corso nuovo nel 2021, altre cose. Se ti dicessi di sì, non riuscirei a fare un buon lavoro, quindi accetta il mio no e trova qualcuno che ha un po' più di tempo di me. Okay? Questa sì, è l'idea.
Bene, mi fa piacere quello che dici, condivido il tuo pensiero, un po' come le scuse, no? Noi tutti, tante persone, insomma, abbiamo sempre scuse per non fare questo, per non fare quello, no? E questo Sì, è sì. anche un po' quello che tu dici, giusto? Sì, è un po' quello e dobbiamo stare veramente attenti a quello a cui diciamo sì. C'è un detto a Vero. Napoli che dice: col no ti spicci, col sì ti impicci. Ecco, Bello. dobbiamo stare attenti a quello a cui diciamo di sì, perché con Bene. un sì ti puoi creare tanti problemi. Il segreto qual è? Essere chiari, focalizzati e sapere cosa è davvero importante per noi nella vita personale e professionale. No, io so benissimo quali sono le persone nella vita personale che hanno tutta la mia attenzione, le attività, le passioni. Per esempio, leggere romanzi a me piace tantissimo, oppure allenarmi tre volte a settimana a tennis tavolo è una cosa a cui non rinuncio se sono nella mia città e non sono in viaggio, come mi capita abbastanza spesso. Okay? O Bene. leggere romanzi, leggere libri di crescita personale. Se dicessi di sì a tante cose che mi invitano a cena, non è, anche interviste, cose varie, eccetera. Fare tante cose, ma non mi sentirei appagato come mi sento appagato. Quindi l'ultima chicca è: chiediti la sera quando vai a dormire se hai passato una giornata felice, perché la felicità non è quando fra 10 anni farai 1 milione di soldi, avrai la tua barca, vivrai all'estero perché l'Italia è un paese che diventa sempre un po' più merda, eccetera. No, la felicità è ogni giorno. La felicità è ogni giorno vai a letto e dici: la mia giornata media è stata buona, è stata bella. Ho avuto momenti importanti, essenziali di felicità con persone care, o anche da solo, ma facendo delle cose che mi. Questa è la felicità, non è il futuro. Io ci sono arrivato, a questo. Prima ero solo obiettivi, adesso sono mediato tra obiettivi, perché ormai dal 2010 il mio obiettivo è un libro all'anno prima di tutto. Quindi 2020 sarà il mio decimo e lì chiudo il ciclo dei libri di crescita personale e si aprirà quello dei romanzi, ma poi ne parliamo. Quindi Bene. gli obiettivi sono, però c'è anche l'obiettivo primario è non obiettivi, ma una vita felice, una giornata media felice. Allora, E ora passo alle stacco. domande, Max, scusa, e posso dirti una cosa, perché sennò io e te ci mettiamo a parlare e poi voglio le domande perché stanno arrivando. Mi sento onorata che stasera hai accettato il mio invito, allora, perché vuol dire che è una serata Ragazzi, felice. voi del giardino avete fatto un lavoro secondo me importantissimo in Italia da tanti anni. Non so perché io vi preferisco a tante librerie online, perché forse per quel contatto con voi, perché vi presentate bene, perché non lo so, però mi sembrate molto più veri e umani di tutto il resto. Quindi per me è un onore, sono davvero contento di essere qui Grazie con voi. Max, grazie mille. Allora, iniziamo con le domande. Vai. Marcella domanda: qual è il piano giornaliero che hai creato per arrivare ad avere una produttività al 300%? Ad esempio, qual è la tua giornata tipica? Marcella, io ho varie giornate tipo, ok? La giornata in cui non viaggio, diciamo la giornata tipo consulenza, formazione, non te la racconto perché vado in aula, faccio le mie magie e siamo lì, o vado in consulenza. La mia giornata tipo inizia con una routine in cui io scrivo quando mi sveglio, dopo la pulizia della lingua, che è un'antica pratica yogica, che si tratta di levarsi le tossine dalla lingua con un nettalingua di rame. Fatto questo, io scrivo per 5-10 minuti le riflessioni che il mio inconscio mi ha portato della giornata precedente. Questo lo faccio da un anno ed è la cosa migliore che abbia imparato di crescita personale nei miei 20 e passa anni di lavoro. Quindi ho quaderni vari che riempio e scrivere mi aiuta a imparare dagli errori, scrivere mi aiuta a prendere decisioni migliori, a creare nuove abitudini e tante altre cose. Quindi fatto questo, una volta c'era lo sport nella mia routine, ma adesso è passato al pomeriggio gli elementi, quindi non c'è più. Fatto questo, io attacco subito le attività essenziali, cioè quelle importanti. Resto disconnesso, posso connettermi 5 minuti per vedere al telefono se ci sono state urgenze notturne o anche le mail. Poi stacco tutto e faccio almeno 3 blocchi, se non 4, di 50-10, cioè 50 minuti di attività essenziali e 10 di pausa. E queste sono le cose più importanti che io faccio. Fatto questo del mio lavoro. Fatto questo sono una persona felice perché ho portato avanti l'azienda e il mio business e poi posso continuare attività essenziali o fare quello che io chiamo il resto, cioè smaltire posta, email o fare telefonate o altre cose che sentire i clienti. Quindi
però la prima parte della mattina è la più importante, Marcella, perché la forza di volontà è al massimo la mattina dopo che si è ricaricata la notte. Se tu invece le attività più importanti, come fanno tante persone, le lasci per il resto della giornata, man mano che da quando ti svegli prendi decisioni o hai conflitti emotivi o fai tante piccole cose, la forza di volontà si consuma e quindi non è più per le cose importanti. Per questo la sera tutte le persone che vogliono andare in palestra a allenarsi non ci vanno più, perché hanno bruciato la forza di volontà, che per carità si può ricaricare, per esempio con pause di qualità di 10-15 minuti si ricarica, con cibo di qualità, quindi carboidrati complessi e non semplici che non si assorbono subito, roba integrale, frutta e verdure. Quindi ci sono varie cose. Vabbè, su produttività, sul libro troverai tutto, ma questa è l'idea. Un libro fantastico. Allora, voglio proseguire con Giulia. Giulia domanda. Tu sei un privilegiato. Io lavoro in un negozio e non ho controllo sul mio tempo lavorativo. Cosa ne pensi? Giulia, ci sono così tante persone che non posso dire quello che penso di quella frase che tu hai detto, privilegiato. Io sono un privilegiato perché ho preso in mano la mia vita, sfigata, di persona timida, con 39 su 60 come voto, dove il 36 era il minimo, con un fratello secchione che prendeva i voti sempre migliori. Vengo da una normalissima famiglia dove mia madre ha fatto la casalinga, mio padre faceva venditore di pubblicità essenzialmente, e mi sono costruito tutto con le mie mani, a iniziare da 18 anni quando ho fatto il giornalista, e in 6-7 anni ho messo da parte dei soldi e con quei soldi poi ho potuto partecipare ai primi corsi di formazione che mi hanno cambiato la vita. Detto ciò, io sostengo questo, Giulia: tutto quello che noi stiamo ottenendo in questo momento della nostra vita è esattamente il risultato di tutto quello che abbiamo fatto o non fatto fino a quel momento, punto, tutto, nel bene e nel male. Io non so quanti anni tu abbia, però se tu senti che questa vita non è tua e non sei privilegiata, allora tira fuori la forza e costruisci delle competenze per cambiare lavoro, per trovarti un altro lavoro, essere migliore degli altri, quelli che fanno il lavoro che fai tu, o per metterti in proprio a fare quello che ti pare della tua vita, perché è difficile, come stare pensando tu, è facile parlare, ma lo fanno centinaia e centinaia di migliaia di persone a un certo punto della loro vita. Quindi sono un privilegiato perché mi sono dato da fare, perché altrimenti in questo momento io farei l'avvocato sfigato, perché ho fatto giurisprudenza sino a quando avevo 25 anni, e come tutti sanno ci vorrebbero 4 anni a fare giurisprudenza, ma io ce ne ho messo 7 e mezzo, perché non mi piaceva, e quando non ti piace una cosa proprio non la vuoi fare. Ho avuto lì 102, che non è neanche un voto malvagio, ma neanche chissà che. Però poi ho avuto il coraggio di dire: questa roba mi fa schifo, sarò frustrato tutta la vita se facessi come volevano i miei genitori il concorso, e se andassi a lavorare in uno studio legale, che per carità per alcuni è fighissimo, ma per me era zero creatività e tutte norme, tutte regole. E quindi a quel momento ho cominciato a studiare libri sull'autostima, crescita personale, e a seguire i corsi con i soldi risparmiati, come dicevo prima, e da lì è cambiato tutto. Da lì l'ultima cosa che, cioè, non ho più pensato: questo non lo posso fare. Non è che io posso fare tutto, ma quando mi si è innestata la mentalità di tu puoi fare davvero quello che vuoi a patto di pagarne lo sforzo. Punto. Bene, Max, continuiamo con Marzia. Domanda. Che bello, tutte donne, Marcella, al momento, Giulia, no, dopo ho anche un ometto dopo. Mannaggia, vabbè. Allora, comunque, ripetiamo, se volete fare le domande a Max, scrivete nella chat che Max vi risponde direttamente, yes, questa sera in diretta. Allora, senza Max, fattura, tra l'altro, senza fattura. Approfittatene. Allora, Marzia domanda: purtroppo ci sono i colleghi, i propri familiari, che condizionano il flusso di cui parli. Per molti può essere un problema, no? Sì, è vero Marzia, bisogna costruire. Io in produttività parlo di ambiente protetto, cioè ti devi creare un ambiente protetto. E quello che noto è che molte persone si lamentano di colleghi, familiari, eccetera, però non condividono con loro le regole d'ingaggio. Cioè, se tu hai deciso che la mattina è il tuo tempo più produttivo, che lavori sulle cose importanti, concentrata, lo devi dire, e ti devi incazzare quando ti disturbano, e non devi rispondere quando ti disturbano e tu hai chiesto di non essere disturbata,
perché se tu non condividi le regole di ingaggio ovviamente non vai da nessuna parte. Sì, ragazzi, l'ambiente è importantissimo. Pensate che le ricerche dicono che noi siamo la media delle 5 persone che frequentiamo più spesso. Noi siamo la media delle 5 persone che frequentiamo più spesso. Quindi ovviamente se noi vogliamo diventare delle aquile e frequentiamo dei polli, è ovvio che la cosa non funziona, perché, come dire, frequentare polli non ti fa volare in alto. Quindi l'idea è frequentare persone che sono come noi siamo o vorremmo essere, e schermarsi dall'ambiente condividendo le regole di ingaggio. Quindi è verissimo tutto ciò, e anch'io quando lavoravo in ufficio avevo tutte queste persone, e la mia regola era porta aperta la mattina, porta chiusa il pomeriggio. Quindi una regola bisogna trovarla. Spero di aver aiutato, Marzia. Ok. Ok. Bene, allora proseguiamo con Mario. Semplicemente dice, come aumentare la propria produttività? Mario, ne ho parlato mezz'ora e che vogliamo fare? Allora, lavora blocchi di 50 minuti con 10 di pausa, sì, 50 minuti con 10 di pausa, e quando fai pausa, fate pause reali, cioè se siete stati 50 minuti al computer, la pausa di 10 minuti non è al computer, sui social o a fare altro, è alzarsi, no? Muovere il corpo, passeggiare, magari si va a prendere un po' di sole che ci dà anche la vitamina D, che ce ne abbiamo così poca. Oppure se per 50 minuti ho parlato, perché sono un consulente, un venditore, telefono, ho parlato al telefono, quei 10 minuti li voglio passare in solitaria, voglio riprendermi davvero. Quindi, quando fai delle pause reali nel tuo lavoro, non aspettate di essere stanchi. Se fate delle pause quando siete stanchi, ci metterete 20 minuti per riprendere. Quindi fate pause più spesso durante il lavoro, fatele di qualità, e poi vedrete che tornerete con quei 50 minuti, di cui i primi 30-40 saranno veramente di alta produttività. Bene. Daniela domanda, chiedo un consiglio specifico per le donne che generalmente si devono prendere cura di più persone, figli, genitori anziani, casa e ovviamente lavoro e così via. Ah, basta? Sì, è un consiglio. Oh, okay. Che ti chiede? Allora Daniela, ovviamente tu avrai meno tempo di chi non si occupa di queste cose. Il consiglio è quel poco tempo che hai di centrarlo sulle cose davvero importanti. Cioè a te deve venire molto più facile dire di no a tutto quello che non è importante, personale o professionale, perché hai già la famiglia, hai la casa e tutto il resto. Quindi le poche cose che fai devono darti una soddisfazione importante, reale. Quindi per le donne che fanno questo, per le donne ma anche uomini, ci sono anche uomini che curano i figli, la casa, eccetera, il consiglio è quel poco tempo che avete, solo cose essenziali, cioè diventate impermeabili a tutto ciò che non è significativo, perché quel poco tempo che avete dovete fare le cose più importanti del vostro lavoro. Sì. Ok, allora continuiamo con Giacomo. Sì. So che potrebbe essere fuori tema. Quale libro ti ha lasciato di più il segno, a parte i tuoi? A parte i miei. Allora, i libri, no, non è fuori tema, perché io nei miei tre libri preferiti ce n'è uno dei miei, quindi non lo cito, ma non è Produttività, che è il mio quarto libro preferito, ma è Se solo potessi, l'ho citato e va bene. E che io, guarda... Detto ciò, anch'io. L'ho letto, eccola. È bellissimo. Se solo potessi, Produttività sono i miei libri preferiti. Poi, secondo libro è Le sette regole per avere successo di Stephen Covey, che è una bomba, ed è il libro che ha cambiato la mia vita. Cioè, il primo libro di crescita personale che ho incontrato è stato, probabilmente ancora oggi, forse il migliore, perché proprio è stata una botta nella mia vita. E quello che è ancora attualmente al terzo posto è un libro che si chiama I quattro accordi, di Don Miguel Ruiz. È un libro di una semplicità e di una profondità che quando lo leggo, l'ultima volta che l'ho letto è stato ieri, e ho fatto un audio riassunto per i membri del mio club, è di una profondità incredibile. Quindi ti consiglio anche I quattro accordi, un libro bellissimo. Oltre I quattro accordi, edizione Il punto d'incontro, Le sette regole per avere successo, invece della Franco Angeli. Tutti sul giardino dei libri, però. Esatto, bravo, ti ricordi anche gli editori, bravissimo. No, assolutamente, importante. Allora, continuiamo con Claudio. Domanda, come hai superato nel tuo caso la resistenza della zona di comfort iniziale? Come hai superato la naturale resistenza
di sentirti nessuno, impotente, in ritardo, debole, eccetera, eccetera? Ok, chi è questo? Non è Si chiama Giacomo? Claudio. Claudio. Claudio, tu hai il nome che porta mio figlio e che portava mio padre, quindi tu hai un nome molto importante e quindi ti do una risposta molto importante. Tutto quello che ho superato di difficile nella mia vita è iniziato a 25 anni, adesso ne ho, l'anno prossimo ne faccio 50, quindi ho metà vita di cui sono consapevole e l'altra metà no. Da quando ho preso in mano le redini della mia vita, tutto quello che ho superato è stata la timidezza. Pensa, io adesso insegno a parlare in pubblico, ma prima ero di un timido tremendo, cioè le prime volte sono stato. È stato perché avevo degli obiettivi che mi motivavano, appunto, dei sogni, degli obiettivi, una visione, chiamala come la vuoi. Cioè mi piaceva tanto, ancora adesso mi piace tanto. Se tu vedi alle mie spalle tutti i libri che ho studiato, tutti i corsi che creo, sono tutte cose che faccio per passione, cioè non vedo l'ora di studiare questa roba qui. Quindi quando tu hai una passione forte, chiama passione per gli obiettivi che ti vuoi porre, cioè se quando tu scopri la tua strada, Claudio, tutto il resto si supera, compreso la mia enorme paura di parlare in pubblico, che però era quello che volevo fare perché volevo insegnare altre persone a superare i limiti come ho fatto io. Quindi secondo me quando tu hai una passione e vai verso obiettivi che davvero vuoi, tutto il resto lo superi. Molta gente ha una piccola motivazione perché ha piccoli obiettivi. Quindi pensa a grandi obiettivi e da lì vedrai che arriverà una grande motivazione. Però fai leva sui tuoi talenti. Non, se non fai leva sui tuoi talenti sarai sempre dimezzato. Okay? Quindi cerca di capire quali sono i tuoi talenti, dove sei bravo, cosa sei portato a fare e sfruttali, sfruttali perché sono un'arma micidiale nella vita, micidiale. Ok, allora, Giusy domanda. Ciao Max, sei bravissimo. Grazie, Giusy. Creare un dream board può aiutarci ad individuare e visualizzare le attività che ci piacciono e creare il nostro futuro lavorativo e professionale? Sì, la tecnica del dream board, che poi veniva chiamata vision board, no? Consiste nel, lo diciamo per chi ci sta ascoltando, nel creare una di quelle lavagnone grandi, la board, e poi attaccare foto dei tuoi sogni. Ed è una tecnica da sempre usata e che funziona sempre. Io per esempio non la uso, non l'ho mai usata, però nei miei quadernoni metto delle foto ritagliate da giornali o anche prese da internet con lo screenshot e tirate giù che mi ispirano. Ma possono essere foto, allora non sono foto di cose che voglio. Io non desidero più cose nella mia vita, francamente, non è quello che mi attira. Quindi possono essere state per un periodo foto di una forma fisica che volevo. Oppure foto di c'è cioè la foto della posizione del campione del mondo numero uno di tennis tavolo che esegue un colpo che io non sono ancora bravo a eseguire, quindi quella me la guardo ogni tanto ancora. Quindi sì, può essere utile il vision board, ma è ancora utile anche scrivere i tuoi obiettivi, scrivere i tuoi sogni perché li vuoi e ci sono poi tantissime tecniche sul raggiungere gli obiettivi. Che puoi trovare un bel libro che, non, di cui non mi ricordo l'autore, ma è stupendo ed è tutto sugli obiettivi, si chiama KO. Ma mi sembra che l'ho scritto io. Sì, l'ho scritto io, l'ho scritto io. KO obiettivi, l'ho Non scritto io. svegliamo, KO, non svegliamo nulla, Non ho detto nulla, però è eh? bellissimo, però è bellissimo. Sì. Ok. Bene, allora, Loretta domanda, se la nostra TEA riguarda, la TEA se non sbaglio fa parte di uno dei tuoi insegnamenti, una tecnica, giusto? Sì, tempo, Ok. energia, attenzione, la risorsa più Ok. importante. Sì? Bene, allora Loretta domanda appunto, se la nostra TEA riguarda cose che non potranno sussistenza, tipo cose artistiche, come... Che non che non porteranno? portano Ok. sussistenza, tipo cose artistiche. Come si possono bilanciare queste attività con i doveri dedicati al lavoro che non ci piace? Allora, la verità è che tante cose artistiche che noi pensiamo che non possono produrre reddito, in realtà possono produrlo, perché se tu diventi brava, davvero brava su quelle cose artistiche, tanto brava che puoi insegnarle a qualcun altro. Oggi la tecnologia ci permette di insegnare le tue passioni agli altri tramite il web, scoprendo come fare. Ovviamente devi imparare come fare, ma non è così difficile. Io quello che faccio adesso, no, è vero, io faccio i corsi live. Ma in realtà vendo tantissime cose, a parte libri, corsi multimediali, membership online, e sono cose che mi appassionano.
E anche le cose artistiche, tu devi capire se hai una nicchia, cioè un mercato disposto ad acquistare queste cose, questi insegnamenti che probabilmente tu daresti anche gratis, che no, abbiamo scoperto il segreto della vita, trova la tua passione, trasforma in un lavoro e vedi, no, quello che non dovrai lavorare un giorno della tua vita. In realtà bisogna farsi un mazzo così, perché poi più ti appassiona una cosa e più tu ci vuoi lavorare. Però anche dalle cose artistiche, se c'è un pubblico disposto a ad acquistare, tu ci puoi fare un piccolo business, che anche grande in realtà, dipende da quanto vuoi diventare brava a capire queste cose. Bene, continuo? Vai, domanda, va domanda. Bene. Allora, Marino domanda: ho 58 anni e 3 progetti in piedi. Come posso aiutarmi a trovare il mio focus se purtroppo il mio passato mi toglie la strada dietro il mio percorso e non mi permette di crearmi un cuscinetto di spinta? È tutto molto vago, molto ambiguo. Io devo interpretare che vuol dire il tuo passato, 3 progetti in piedi. Marino? Marino, sì. Marino, allora Marino, tu sei a un solo pensiero di distanza dal tuo futuro, quindi lascia stare il tuo passato, tutto quello che tu non sei, un solo pensiero. Questo pensiero di distanza dal tuo futuro è: tutto ciò che conta non è il passato, ma è quello che faccio da questo momento in poi. Questo è il pensiero. Tu sei un solo pensiero da quello che vuoi ottenere. Nel momento in cui tu innesti questo pensiero nella tua testa e lasci andare tutto il passato, hai risolto. Poi 3 progetti, non so quanto sono grandi, quanto tempo ti prendono, perché se sono 3 progetti diversi, uno più grande dell'altro, io consiglio sempre di mettere in stand-by almeno uno, o se non 2, fare arrivare a compimento uno, monetizzare uno e iniziare gli altri, perché poi non ha senso che fra 3 anni li porto tutti a compimento e fatico 3 anni su tutti e 3 senza portarli a reddito, mentre potrei fare in un anno portarne a reddito uno e poi iniziare il secondo, poi il terzo. Io ti lancio queste riflessioni perché comunque la domanda era abbastanza vaga, quindi quello che ti ho detto è quello che ho potuto dirti. Marino. Bene, allora, ci sono state un po' di domande che chiedono, molto simili, per cui te ne faccio una un po' per tutti. Come fare per capire i propri talenti? Ok, primo, ciò che ti riesce bene naturalmente senza sforzo. 2, chiedilo anche agli altri: secondo voi quali sono i miei talenti? Perché tu non te li sai riconoscere spesso. 3, traccia dei tuoi talenti, sicuramente c'è da piccoli. Cioè, quelli che hanno il talento della vendita, da piccoli comunque erano bravi a parlare, a comunicare. Quelli che hanno il talento della leadership, comunque l'hanno avuto anche da piccoli, quindi lascia traccia. Quindi questi sono alcuni indizi, chiedilo agli altri, chiediti cosa ti viene bene senza sforzo e cerca nel tuo passato delle cose che ti venivano bene naturalmente, anche quando eri adolescente, per intenderci. I talenti lasciano sempre traccia. Ok, Marzia domanda: spesso ho trovato persone vicino a me che si ponevano in opposizione, creavano problemi infiniti, rubavano energia a tal punto di stressarmi, togliermi le forze. Le persone, quando ti vedono ottimista, spesso sono invidiose. Cosa si può fare? Tagliare. Dire no, basta, ciao. Sì, allora, sì, quello che non puoi tagliare, schermati, riduci. Io dico sempre, se non riuscite a eliminare, perché per esempio sono parenti o amici intimi, collaboratori, riduci quello che non puoi tagliare, perché l'invidia si attacca e ti leva energia. Quindi, 1, potresti non condividere più quello che faccio io, non condividere più con certe persone i tuoi sogni, i tuoi obiettivi, perché tanto non ci arrivano, non lo capiscono, perché sono così distanti dal tuo mondo. E più tu andrai avanti nei risultati, nelle tue competenze, più tu crescerai e più con le altre persone non avrai proprio nulla da dirti. Io lo dico, cioè, anche quando vado nei miei corsi e spiego come siamo fatti, no? Più uno cresce, chi non cresce sta sempre fermo. Voi non ci avete più nulla da dirci, perché poi tu lo incontri, quello che ti dice, ti parla del grande fratello, i pettegolezzi, quello ha messo la mano sul sedere di quello, e tu gli vorresti raccontare dei tuoi grandi sogni, di cosa stai provando a fare, delle abitudini che stai cambiando, dei programmi che stai imparando, e quella non ti segue, dice: ma no, ma perché non parliamo dei pettegolezzi e del grande fratello? Quindi a un certo punto si arriva che con queste persone non c'è niente più da dirsi.
Quindi sì, tagliare, ridurre, non esporti più, non parlare dei tuoi sogni, delle tue idee alle persone. Ecco, a livello di obiettivi, io dico sempre, siccome nel mondo della motivazione e della crescita personale c'è questa cosa, gli obiettivi li devi condividere con tutti, così ti esponi in pubblico e ti impegni. Poi c'è l'altra teoria che dice non condividere con nessuno, tieni lì, verso per te, verso di te, se no disperdi energia. La mia è una via di mezzo sensata che dice: condividi i tuoi sogni, i tuoi obiettivi, i tuoi progetti solo con le persone che ti sanno capire e che ti appoggiano a prescindere. Quindi, se vuoi, segui questa regola. Bene, allora Max, Cecilia domanda: a 67 anni ho deciso di cambiare vita, ho iniziato a studiare, mi sto creando una professione e a 69 anni ho preso la patente di guida. Fantastica! Vivo la fatica del corpo, mi sento un motore Ferrari nella carrozzeria di una due cavalli. Che fare? Ringiovanire non si può? In realtà si può, Cecilia, tu già mentalmente stai avanti e se fai le cose che fai perché mentalmente sei forte. Con l'alimentazione ringiovanire in realtà si può, o perlomeno si può invecchiare bene. È ovvio che tutto quello che abbiamo mangiato sino ai 50 anni è quello che ci permetterà di andare bene avanti o male avanti. Però diciamo che ci sono, non voglio fare una conferenza di alimentazione, quindi ti informerai tu, però sappi che la maggior parte delle malattie dell'anzianità, non tutte, la maggior parte deriva da una cattiva alimentazione. Uno dice: ma come, io mangio, che ne so, mangio la carne rossa, mangio le patatine fritte e mi viene l'Alzheimer. Studia, leggi, informati. Ci sono tanti cibi che non fanno bene, c'è la mancanza di sonno che causa anche malattie degenerative. Dormire in media 4-5 ore a notte è pericoloso, molto pericoloso per la salute ed è collegato a tantissime cardiopatie e malattie degenerative. Quindi direi anche così come tante malattie come il diabete di secondo tipo e altre. Quindi tu 69 anni, ringiovanire non lo so, ma invecchiare bene cambiando totalmente alimentazione lo puoi fare per dare una nuova carrozzeria a questa mente veloce che hai. 69 anni, la patente di guida, Cecilia, hai tutta la mia stima e il mio amore. Grande. Deborah domanda: cosa pensi del riordino a proposito della semplificazione? Ne penso bene, consiglio a tutti di leggere i vari libri di riordino, che sono quello di Marie Kondo, ma anche abbiamo un'italiana che se ne occupa, Lucia Rese. Ho letto un suo libro molto bello, non la conosco, però ho letto un suo libro molto bello, e quindi ne penso bene perché il riordino ci porta a, coincide con la mia filosofia, a invalidare il resto, cioè ci porta a eliminare, regalare, donare, vendere tutto ciò a cui non siamo più attaccati, come parlo di oggetti, di mobili, di vestiti, tutto ciò che non serve nella nostra casa. E in più tutto questo avrà un vantaggio enorme, non solo più spazio libero e più semplificazione, ma anche un enorme ritorno di energia. Quindi energia negativa che va via, roba a cui non siamo attaccati, energia positiva che torna. Quindi assolutamente sì, riordino fa assolutamente parte di una buona filosofia minimalista o semplificatrice, come dico io. Quindi buttate, regalate, donate o vendete tutto ciò a cui non siete affettivamente legati, smettetela con lo shopping compulsivo, ovviamente perché ci fa sentire bene per 7-10 secondi, forse 2 ore e poi basta, e cercate di fare una selezione di tutte le cose che avete secondo il criterio: a questa cosa io sono davvero affezionato. Per esempio, la legge di Pareto 20-80 ci dice che l'80% delle volte noi mettiamo quel 20% di vestiti che abbiamo nell'armadio, cioè mettiamo l'80% delle volte solo un 20% di vestiti, e l'altro 80% dei vestiti vediamo cosa si può regalare, donare, vendere e quindi semplificare. Quindi il riordino assolutamente si fa parte della filosofia, è nel pacchetto. Bene, Max, ti voglio fare questa domanda che ci ha fatto Giampaolo. Domanda: cosa pensi dell'organizzazione delle cose da fare con le liste? Noto che con le liste riesco a portare a compimento tante faccende, anche quelle che di solito nessuno pensa di fare.
Sì, non vedo perché cioè, non avere delle liste è da folli. C'è anche una teoria nella gestione del tempo che dice fate a meno delle liste. Non riesco a capire come si possa fare a meno delle liste, visto che le liste non sono altro che una serie di cose da fare. Se posso farlo vedere, così per chi non lo sapesse, io ho creato anche un planner che si chiama Planner Produttività 300%, che c'hai anche tu. Ok, perfetto, allora siamo allineati. Sai E perché, quindi. Max? Perché io lo uso ed è fantastico. Infatti, questo te lo volevo dire dopo il tuo intervento, che ti volevo proprio chiedere, mi parli di questa agenda perché è veramente Ah, ok, fantastica. allora ne parlo. Logico, non è un libro, però è bella No, è e si un'agenda che usa segue il bene. metodo. Sì, ti ringrazio. Allora, le liste sono attività, per esempio, qui ci sono attività essenziali e qui ci sono quelle in corso, qui quelle in stand-by. E quindi liste, poi liste di attività delegate, ecco, attività delegate, cioè cosa delego, liste di azioni generiche. Quindi cosa ne penso delle liste? Non possiamo non avere delle liste di cose da fare. Ovviamente, se sono tantissime cose, vuol dire che a monte c'è qualcosa che non va. E quindi questo mi dà lo spunto per dire una cosa. Tutti i programmi, i sistemi di gestione del tempo nel mondo partono da un principio che è diventato famoso grazie al mio mentore Stephen Covey, che dai precedenza alle priorità. Stephen Covey ci ha scritto anche un libro bellissimo che si chiama First Things First, cioè dai precedenza alle priorità. Però la mia unica critica al sistema è questo, e credo la mia innovazione nel mondo su questa cosa, è se tu hai 7.000 cose da fare, comunque dare precedenza alle priorità non ti rende la vita migliore perché sempre 7.000 ne fai, farai le più importanti, ma ce ne avrai sempre 6.900 da non fare. Quindi la mia innovazione è, capisci le cose importanti da fare, poi elimina tutte cioè quelle che puoi eliminare, ridurre, delegare e poi dai precedenza alle priorità. Così invece di 7.000 ne avrai 5.000 e la tua vita sarà più gestibile o magari anche meno. Quindi le liste sono importanti e ci aiutano a gestire la nostra vita, ma molto più importante è capire le cose importanti da fare ed eliminare tutte. Abbiamo troppo poco tempo, la vita è troppo breve per fare tutto quello che ci passa per la testa, tutto quello che vogliono gli altri e così via. Ok, ti faccio questa domanda che mi ha fatto un po' sorridere, te la voglio fare. Loretta domanda: quindi cosa mangia Max Formisano per aiutare il processo di produttività? Ok, allora ci sono. Prima di dire cosa mangio, mangio le cose che sanno tutti che fanno bene. Prima di questo dico cosa non voglio che manchino nella mia giornata. Omega 3 che prendo tramite noci o avocado a volte o integratori quando sono fuori. Multivitaminico non lo prendo sempre, però spesso multivitaminico integratori anche di magnesio e potassio quando faccio molto sport. Probiotici, fermenti lattici, probiotici sono molto importanti. Con questa base quotidiana, cosa mangia? Non eccedo più in carboidrati come eccedevo un po' di tempo fa, cioè la differenza la fanno i carboidrati. I carboidrati, soprattutto quelli bianchi, parlo di farine bianche, parlo di zucchero, cose varie. Io ho eliminato lo zucchero e il sale dalla mia vita, quelli puri, grezzi, da 15 anni. Però un eccesso di zuccheri, perché i carboidrati, la pizza, la pane, pasta sono zuccheri, no? Un eccesso di zuccheri annebbia il cervello, non ci rende per nulla lucidi e la produttività cala. Quindi quando mangio carboidrati, la maggior parte delle volte, perché se sto fuori al ristorante, a Roma, una matriciana, una cacio e pepe, non me la leva nessuno, però quella deve essere l'eccezione, no? La regola deve essere una base di verdura, frutta, proteine sotto forma di pesce, pollo. Carni bianche, la carne rossa può essere davvero un'eccezione. Quindi mangio quello che mangiano tutti, però mettendo più verdure che posso e riducendo i carboidrati bianchi. Quindi pasta di mais a casa ogni tanto c'è, pasta di farro c'è, soprattutto il riso integrale e la quinoa che mi piacciono molto. Quindi vado su cereali integrali o cereali amaranto, cereali alternativi. Queste per l'energia. Però l'abuso di cereali, di pasta, di pane, pizza è quello che non va. Ormai la maggior parte delle ricerche non è solo la paleodieta, le chetogeniche, le diete proteiche, ma la dieta zero grano, la maggior parte delle ricerche ci stanno dicendo che l'eccesso di carboidrati ci fa male e soprattutto noi mangiamo grano.
mangiamo la pasta tutti i giorni, però cambiamo il sugo rosso, le verdure, ma sempre il grano mangiamo. È ovvio che diventiamo intolleranti e c'è la celiachia, perché mangiamo il grano tutti i giorni, dopo 10 anni, dopo 15 anni, il corpo dice, oh, ma questa roba piena di zuccheri, basta, vi prego. Ok Max, allora io con le domande mi fermerei un attimo qui, perché poi mi sono arrivate parecchie domande che mi chiedono, Max tiene dei corsi, quali sono i suoi prossimi? Ci vuoi dire qualcosa Max? Sì, allora il prossimo corso è a Roma, è l'unico corso che faccio a basso costo, quindi lo dico. Abbiamo anche una slide che stanno vedendo i partecipanti. Allora, intanto segnalo il corso, visto che ne approfittiamo, è un corso le cui iscrizioni scadono tra 3 giorni ed è un corso che si tiene a Roma 19-20 ottobre, qui non è segnato perché non l'ho passato io, ma il sito è elitepeople.it, questo è il prossimo corso live. Per il resto su questa slide potete vedere a quell'indirizzo eliteclub.training/lettera c'è la mia membership per le persone che vogliono semplificare il business, ed è la mia membership personale rivolta a imprenditori e professionisti, quindi ho dentro qualche centinaio di persone che mese dopo mese è in contatto con me nell'area riservata e usufruisce dei miei video training e dei miei audio training. maxformisano.it è il sito dove trovate tutte le mie attività, e per chiunque voglia informazioni ci sono questa mail che non arriva a me direttamente, ma se è rivolta a me poi mi viene girato, o c'è il telefono, c'è il numero verde. Quindi se siete particolarmente interessati a semplificare la vostra vita e il vostro business, c'è la mia membership mensile eliteclub.training, e se volete conoscermi live, lo so che manca poco, però 19-20 ottobre a Roma, andate sulla pagina elitepeople.it, perché è un corso che faccio una volta all'anno ed è l'unico corso a basso costo, quindi potete conoscermi e vedere se vi piace la mia formazione. Bene, interessante. Poi queste informazioni della slide se le ritrovano anche domani nella registrazione che mettiamo di questa serata sulla nostra homepage del Giardino dei Libri. Allora Max, siamo alla chiusura, mi permetti faccio ricordare il prossimo webinar che io terrò, e per cui ricordo a tutti i partecipanti che il prossimo webinar si terrà questa volta, attenzione, lunedì e non mercoledì 14 ottobre, e avremo in collegamento Grigori Grabovoi. E se volete lasciate un messaggio sulla nostra pagina Facebook, ci fa molto piacere leggere i vostri commenti, una critica, se vi è piaciuta la serata di questa sera, un complimento o semplicemente un saluto. E se volete potete lasciare un commento anche nella pagina dove potete vedere la registrazione di questo webinar già da domani nella sezione webinar del Giardino dei Libri. Bene, allora, infine Max, abbiamo già dato tutte le informazioni, abbiamo detto del regalo, vuoi dirmi qualcos'altro? Vuoi concludere con qualcos'altro? Ma a me piace molto, è stato molto bello, mi piacciono le domande perché mi piace rispondere a tutti i dubbi delle persone. Voglio invitare le persone a fare altre domande se ne hanno, non adesso ovviamente, però a scrivermi e a fare domande, perché so che a volte una domanda basta a sbloccare una vita, mi è capitato più di una volta, quindi state in contatto, restiamo in contatto. Tutto qui. Allora, a questo punto Max ci salutiamo, io ti ringrazio, è stata una serata molto interessante, e grazie e che dire a tutti i partecipanti, buona serata, ci vediamo al prossimo webinar, e Max grazie e io e te ci sentiamo, va bene? Va bene, grazie a tutti, ciao. Buona serata, ciao. Ciao.